uomini e donne, l'ex corteggiatrice ha pronunciato il fatidico sì di fronte all'altare, un matrimonio come nelle favole. Non tutti i percorsi che incominciano grazie al dating show più seguito d'Italia hanno un lieto fine. Ma tutti coloro che inseguono il vero amore, alla fine, finiscono sempre per trovare l'anima gemella con la quale condividere il resto della loro vita. Talvolta, e ciò lo dimostrano i fatti, determinate relazioni sbocciate all'interno del programma dei sentimenti proseguono indisturbate, senza accusare le difficoltà che la vita fuori dal contesto televisivo non manca di sottoporre loro. Questo è il caso di Andrea Cerioli e Arianna Cirincione, recentemente divenuti genitori della piccola Allegra. Qualche anno fa, all'opposto, non andò così alla coppia formata da Marco Cartasegna e Federica Beninca. I due, dopo a malapena una manciata di settimane, archiviarono la storia d'amore incominciata grazie al programma per intraprendere strade diverse. Una scelta che, nel caso dell'ex corteggiatrice, sembrerebbe averle letteralmente giovato. Da 5 anni, infatti, la giovane è innamoratissima del calciatore Ettore Liozzi, al fianco del quale Beninca ha intrapreso proprio tutte quelle tappe di vita che, con Cartasegna, non erano neanche lontanamente andate in porto. Il percorso a Uomini e Donne, per Federica Beninca, sembrerebbe essere soltanto un ricordo lontano. Dopo aver archiviato la parentesi, finita malissimo, con Marco Cartasegna, qui per scoprirne i motivi, la giovane è tornata nella sua Torino per completare quelle tappe di vita che aveva lasciato indietro. Prima tra tutte, la laurea appunto al suo fianco, ciò nonostante, la 29enne ha sempre potuto contare sul supporto del nuovo compagno. Parliamo del calciatore Ettore Liozzi, per il quale la giovane ha letteralmente stravolto la sua vita. Nell'ottobre 2022, la coppia accoglieva la loro prima figlia Arianna, che da ormai 1 anno e mezzo non manca di allietare la quotidianità dei suoi genitori. Ma le sorprese, nella vita di Federica, non sono minimamente terminate qui. Esattamente 1 anno fa, in occasione del suo 28esimo compleanno, Liozzi le chiedeva di sposarlo di fronte ad una folla di amici radunatasi per l'occasione. Proposta a cui la giovane non ha esitato neanche per un istante a rispondere sì. Ed è stato solamente qualche giorno fa che le fatidiche nozze, finalmente, hanno avuto luogo. Il profilo social dell'ex corteggiatrice, allo stato attuale, pullula di scatti e video. La prima a commentare quanto recentemente accaduto, come c'era da aspettarsi, è stata proprio la giovane stessa. Federica Beninca ha sposato il compagno Ettore Liozzi, l'ho giurato davanti a Dio. Per sempre. È comparso come un fulmine a ciel sereno, qualche giorno fa, un video di Federica Beninca ed Ettore Liozzi che escono dalla porta della chiesa dove si era appena celebrato il loro matrimonio. L'ex corteggiatrice, rigorosamente in braccio al marito e papà di sua figlia Arianna, si lascia sollevare e baciare con gli occhi colmi di gioia. A corredo della clip postata dalla giovane per annunciare le avvenute nozze, la seguente frase: "Ti amo e l'ho giurato davanti a Dio. Per sempre." I commenti, come era logico che fosse, non si sono fatti attendere: "Qui parla l'amore, siete bellissimi insieme, siate per sempre così."